Il cibo come opportunità di sviluppo. La Regione Lazio continua a puntare sulla ricca tradizione enogastronomica del suo territorio per rilanciare l'economia. In una conferenza tenutasi al Tempio di Adriano, il governatore del Lazio e il presidente di Unioncamere hanno presentato le nuove iniziative miranti a promuovere la capacità di autopromozione delle imprese e l'internazionalizzazione delle stesse. Negli ultimi 5 anni 9 milioni e mezzo di euro sono stati stanziati per sostenere la presenza delle imprese sul palcoscenico mondiale. L'impegno continuerà anche nel 2018 con nuove iniziative. Da oggi parte un'altra stagione perché abbiamo presentato questi corsi di formazione gratuiti per le aziende per migliorare la qualità su alcuni aspetti importanti per la internazionalizzazione, il packaging, le forme di promozione. Saranno dei seminari che dureranno fino ai primi mesi del 2018 affinché nessun produttore si senta solo. Diverse realtà imprenditoriali sono state invitate a raccontare la loro esperienza, come quella del pecorino di Picinisco. La zona dove è ubicata la mia azienda è provincia di Frosinone, quindi siamo nel versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e abbiamo 15 anni fa intrapreso il riconoscimento della DOP del pecorino di Picinisco, l'abbiamo avuto 4 anni fa, e poi facciamo anche un'altra serie di azioni di promozione locale, come ad esempio sul biologico, e stiamo aprendo le nostre aziende al turismo. Magari avere un sostegno può anche creare una domanda dal basso, no? Da noi imprenditori verso quelle che sono le istituzioni, se queste sono aperte e si dimostrano aperte come ha fatto in questi ultimi anni la Regione Lazio. Bisogna metterci la faccia e personalizzare il proprio prodotto, ha affermato un'imprenditrice, e proprio l'individualismo italiano può essere una chiave di volta per lo sbarco sui mercati mondiali. Noi dobbiamo stare nel mondo globalizzato da italiani. Allora, è vero che in questo momento contano il digitale, i click, i droni, ma contano anche le persone. Da questo punto di vista gli italiani hanno un vantaggio rispetto a tante altre popolazioni, le quali hanno magari tanti prodotti quantitativamente rilevanti, ma non qualitativamente, con una varietà dei prodotti italiani. Qualità e tipicità sono le caratteristiche che rendono da sempre il Made in Italy sinonimo di eccellenza in tutto il mondo. Un settore produttivo che ha bisogno di un piccolo sostegno per raggiungere il suo potenziale di sviluppo anche in campo internazionale.